Volete monitorare la vostra pressione sanguigna ma non volete andare continuamente dal medico o in farmacia? Ho il dispositivo perfetto per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Vi ricordate di Nokia? L'azienda finlandese diventò famosissima negli anni 90 grazie alla produzione di cellulari all'avanguardia, come il mitico e indistruttibile Nokia 3310. Ora, a distanza di anni, è tornata sugli scaffali di tutto il mondo con i suoi nuovi smartphone, ma anche con i prodotti della famiglia Health. Sì, avete capito bene, Nokia ha deciso di portare sul mercato una linea di prodotti connessi che vi aiutano a monitorare la vostra salute. Tra questi c'è anche BPM Plus. Si tratta di una fascia flessibile che serve a controllare la pressione sanguigna in modo facile e veloce. Potrete quindi disfarvi dei vecchi e antiquati misuratori di pressione manuale. Nokia BPM Plus è utilizzabile sia in viaggio che a casa ed usarlo è davvero semplicissimo. Dovete solo avvolgere la fascia attorno al braccio, accendere il dispositivo e poi aprire l'applicazione Nokia HealthMate sullo smartphone. In pochi istanti vedrete comparire sul display dello smartphone i dati relativi alla pressione sanguigna, il battito cardiaco e persino un comodo grafico che vi permette di controllare l'andamento della vostra salute. Per aiutarvi invece i dati vengono associati ognuno ad un colore. Verde significa che va tutto bene, arancione significa che dovete stare un po' più attenti e rosso significa che è meglio farvi visitare da un dottore. In questo modo non dovrete più usare carta e penna per prendervi nota dei diversi valori. Nokia BPM Plus non è però un dispositivo personale, vi spiego meglio. Usando lo stesso account è infatti possibile creare diversi profili, uno per ogni membro della famiglia. In questo modo potrete controllare la vostra pressione ma anche quella di tutti gli altri. Nokia BPM Plus può inoltre condividere i dati con il vostro medico di fiducia per prevenire, gestire e controllare l'efficacia del trattamento di patologie come per esempio l'ipertensione. Infine sappiate che è possibile monitorare la carica della batteria tramite l'applicazione. Una volta scarico non dovrete correre a comprarne un altro, vi basterà semplicemente inserire 4 nuove pile AAA. Direi che anche per oggi è tutto, come al solito voi ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!